Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Benvenuti a questa sessione di educazione a distanza. Sono sempre la signora Zhu Otuiris, la vostra insegnante d'italiano per questo percorso. Allora ragazzi, oggi andiamo avanti con lo studio del primo modulo del nostro programma di lingua italiana per la classe di quatrième. Come di solito, cominciamo con un piccolo ripasso che ci ricorda il tema della nostra lezione precedente. Che cosa abbiamo visto all'ultima lezione, ragazzi? Chi ci può ricordare? Sì? Bene! Abbiamo imparato a pronunciare le diverse consonanti dell'alfabeto italiano. Ok? Abbiamo imparato a pronunciare le diverse consonanti che esistono nell'alfabeto italiano. Allora, pronunciamo insieme. Consonanti e pronuncia. Ricordate, la consonante è diversa dalla pronuncia, ok? La B, ad esempio, si pronuncia B. Quindi qui leggiamo solo la pronuncia. Ici, on prononce uniquement, d'accord? Pronunciamo insieme, ragazzi. B. C. C. La C ha due pronunce, ok? C come in ciao e C come in casa, bene? D. F. Come in febbraio, ok? G e G. G come in gonna e G come in giovedì. Ok? La H non ha nessun suono. G, C, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, D e T. D come in zucchero. E T come in zampa. Ok? Bella pronuncia, ragazzi. Allora, abbiamo lasciato un compito, no? Bene, correggiamo il compito. Leggi ad alta voce le parole seguenti rispettando la pronuncia delle consonanti. Leggi ad alta voce le parole seguenti rispettando la pronuncia delle consonanti. Leggiamo insieme, ragazzi. Fiore. Fiore. Bene. Bicicletta. Bicicletta. Scuola. Scuola, liceo, liceo, piazza,
piazza, zero, bottiglia, bene, bottiglia, ristorante, quaderno, moschea, moschea, chiesa, chiesa, cellulare, problema, tavolo e giro. Molto bene ragazzi, bella pronuncia. Bene, oggi abbiamo 5 nuove frasi, ok? Abbiamo 5 nuove frasi. La prima cosa da fare è di leggere queste frasi, ok? Alors, les amis, lisons ensemble ces 5 nouvelles phrases que nous avons aujourd'hui. Bene, 1. Il ragazzo si chiama Raul. Studia l'italiano. Il ragazzo si chiama Raul. Studia l'italiano. Bene, 2. La ragazza si chiama Nafi, è una studentessa. 3. Il fratello di Mande ha una vecchia macchina e una nuova bicicletta. Il fratello di Mande ha una vecchia macchina e una nuova bicicletta. La signora Abanda ha una bella figlia. E 5. Adele è l'amica di Aisha. Ok? Il ragazzo si chiama Raul, studia l'italiano. La ragazza si chiama Nafi, è una studentessa. Il fratello di Mande ha una vecchia macchina e una nuova bicicletta. La signora Abanda ha una bella figlia. Adele è l'amica di Aisha. Bene ragazzi, allora rileggete le frasi e identificate in quelle frasi gli articoli, i nomi e gli aggettivi, ok? Precisando il genere e poi completate questa tabella. Allora, les amis, relisons ensemble les phrases pour pouvoir identifier les articles, les noms et les adjectifs, tout en précisant le genre pour pouvoir compléter ce tableau. Ok? Allora, osserviamo ancora le frasi. Osserviamo bene le frasi per completare questa tabella. Abbiamo articoli, nomi, aggettivi. E poi nel genere abbiamo sia maschile sia femminile. Quindi in base alle frasi dovete completare questa tabella. Va bene? Vediamo insieme. Il, come articolo maschile, abbiamo il. Come articolo maschile, on a il. Il, le. E l'apostrofo. Articolo maschile. Il e l'apostrofo. Molto bene. I nomi maschili. Abbiamo ragazzo. Ok? Ali è un ragazzo. Ali è un garçon. Quindi nome maschile abbiamo ragazzo, il ragazzo. Bene. Abbiamo italiano. Bene. E abbiamo
fratello, il fratello dimande, le frère dimande, è un nome maschile, no? Bene. Come aggettivo maschile non abbiamo niente nelle frasi. On n'a rien comme adjectif masculin dans les phrases. Bene, ragazzi. Allora, articoli femminili. La, molto bene. Una e l'apostrofo. Molto bene. Nomi femminili nelle frasi abbiamo ragazza. Aisha è una ragazza, no? Aisha è una fille. Ali è un ragazzo, Ali è un garçon, Aisha è una ragazza, Aisha è una fille, bene. Studentessa, studentessa, macchina, la macchina, la bicicletta, la signora, ok? La figlia e poi amica, ok? Questi nomi sono nomi femminili, molto bene. Come aggettivo femminile nelle frasi abbiamo vecchia, una vecchia macchina, vecchia, une vieille voiture, ok? Nuova, bene, nouvelle, neuve, ok? Una nuova bicicletta, une nouvelle bicyclette. E poi abbiamo bella, ok? Bella è un aggettivo femminile. Va bene, ragazzi? Molto bene. Allora, in base a questa tabella, che cosa notiamo? Che cosa possiamo dire? Osserviamo bene i nomi, soprattutto. Osserviamo surtout les noms. E voyons ce qu'on peut dire en fonction de ce qu'on a trouvé dans nos phrases. Ok, osserviamo i nomi. Ragazzo, italiano, fratello. Questo è maschile. Osservate i nomi femminili. Ragazza, studentessa, macchina, bicicletta, signora, figlia, amica, vecchia, bella. Che cosa possiamo dire, ragazzi? Che cosa osservate? Sì? Bene, in base a questa tabella possiamo dire che i nomi che finiscono, che terminano in O, sono nomi maschili. Molto bene. I nomi italiani che terminano in O, ragazzo, italiano, fratello, bello, ok? Questi nomi in O che finiscono con la O sono nomi maschili, molto bene. Sì? E i nomi che terminano in A sono invece femminili. Molto bene. I nomi in O, ragazzo, figlio, sono maschili. I nomi in A, ragazza, signora, sono femminili. Ok? Molto bene. Allora, rileggiamo ancora il testo e osserviamo la tabella precedente per poter completare questa nuova tabella. Ok, ragazzi? Maintenant, les amis, en fonction de tout ce qu'on a fait, relisons nos phrases, observons la table, le tableau précédent pour pouvoir compléter ce nouveau tableau. Ok? Osserviamo le frasi. Osserviamo bene ancora queste frasi e questa tabella, ok? Adesso completiamo questa nuova tabella. Articolo determinativo e articolo
indeterminativo. Ok? Articolo determinativo, articolo defini e articolo indeterminativo, articolo indefini. Ok? Maschile, femminile. Abbiamo un esempio. Ragazzo. Qual è l'articolo che corrisponde alla parola ragazzo? On a un esempio. Quel è l'articolo che corrisponde al mot ragazzo? Ragazzo che è maschile, no? Bene? Bene, il ragazzo. Abbiamo visto, no, nelle frasi. Il ragazzo, le garçon. Questo è maschile, il ragazzo, bene. Amico, amico. In base alle frasi, qual è l'articolo che corrisponde a amico? Bene, l'apostrofo, ok? L'apostrofo, l'amico. Bene. E poi abbiamo zaino. Zaino, non c'è zaino, no? Nelle frasi. Sì? Si direbbe lo zaino, ok? Lo zaino, questo vedremo. Adesso, femminile, amica. Qual è l'articolo determinativo femminile che corrisponde a amica? Allora, les amis, quel è l'articolo défini féminin qui correspond au mot amica? Amica. Bene, l'amica, molto bene. E l'apostrofo. E ragazza? La ragazza, molto bene. Adesso passiamo agli articoli indeterminativi, maschili e femminili. Bambino, bambino è maschile, sì? Un bambino, ok? Un bambino, amico, un amico, zaino. Uno zaino, uno zaino. Articolo indeterminativo femminile. Ragazza, una ragazza. Amica, un'amica. Un con l'apostrofo, attenzione. Un amico, un non prende l'apostrofo. Un amico al maschile, no? Al femminile, un'amica, un prende l'apostrofo, ok? Bene. Quindi ragazzi, oggi vediamo la nostra decima lezione, ok? Gli articoli, i nomi e gli aggettivi in O e A, ok? Bene. Quali sono gli obiettivi di questa lezione? Alla fine di questa lezione, voi allievi sarete in grado di trasformare in maschile o femminile e in singolare o plurale i nomi, gli articoli e gli aggettivi nelle frasi. Ok? E conoscete già l'alfabeto italiano, no? Conoscete pronunciare le vocali e le consonanti dell'alfabeto italiano e conoscete coniugare i verbi essere, avere e chiamarsi al presente indicativo. Bene, allora, in italiano i nomi sono maschili, la maggior parte degli articoli, dei nomi e degli aggettivi che terminano in O. Ok? In italiano sono maschili. La maggior parte dei nomi
e degli aggettivi che terminano in O. Esempio, bello, ragazzo, compagno, simpatico, uno, lo. Ok? Sono maschili la maggior parte dei nomi che terminano in O. Adesso, sono femminili la maggior parte degli articoli, dei nomi e degli aggettivi che terminano in A. Ok? Esempio, bella, ragazza, compagna, simpatica, eccetera. Ok? O maschile, A femminile. Adesso vediamo gli articoli. Abbiamo due categorie, gli articoli determinativi e gli articoli indeterminativi. Come articolo determinativo abbiamo il, lo e l'apostrofo, che sono maschili singolari. Il, lo e l'apostrofo sono articoli determinativi maschili singolari. Il plurale di il è i, ok? Il ragazzo, i ragazzi. Il plurale di lo e l'apostrofo è li, ok? Femminile, la e l'apostrofo sono articoli determinativi femminili singolari, ok? E il plurale di la e l'apostrofo è le, la ragazza, le ragazze, l'amica, le amiche. Come articolo indeterminativo abbiamo al maschile un e uno. Ok? Un e uno. E al femminile abbiamo una e un con l'apostrofo. Ok? Un maschile non prende l'apostrofo. Un femminile con l'apostrofo. Bene. Esempi. Un nuovo insegnante di italiano è arrivato oggi. Un nuovo è maschile. Il nuovo insegnante di italiano è arrivato ieri. L'amico di Buba si chiama Leonardo. La classe è grande. Luisa ha un'amica, con l'apostrofo, un'amica italiana che si chiama Giuseppa. Lo zio di Candem è simpatico. Lo zio di Candem è simpatico. Attenzione! Gli articoli il, i, un, la e una si usano davanti a nomi maschili e femminili che iniziano per consonanti. Ok? Les articles il, i, un, la, una s'utilisent devant des noms masculins ou féminins qui commencent par des consonnes. Esempio, la ragazza. Ragazza comincia con la R, no? È una consonante, quindi la ragazza. Il ragazzo. Il quaderno. Ok? I quaderni, plurale, va bene? E gli articoli lo e l'apostrofo, li, uno, un e un con apostrofo si usano davanti a nomi maschili e femminili, che iniziano sia per vocale, ad esempio l'amico o l'amica. Lo si usa davanti a nomi che iniziano con la X, la Y e la Z. Esempio, lo zaino. Lo si usa davanti a nomi che iniziano con la X,
la Y o la Z. Si usa ancora lo davanti a nomi che iniziano per S più consonante. L'article lo si utilise également devant les noms qui commencent par S plus une consonne. Esempio, lo studente. Abbiamo S più T. On a S plus une autre consonne, n'est-ce pas? Lo studente. Ok? Lo sciopero. Lo sciopero, la grève. On a S plus C. Ok? Et lo si usa ancora davanti a nomi che iniziano con GN, PS e PN. Esempio, lo psicologo. Ok? Les noms qui commencent par PS, GN et PN prennent l'article lo. Esempio, lo psicologo. Ok, ragazzi? Bene. Allora, facciamo questo esercizio. Metti davanti a ogni parola l'articolo determinativo e l'articolo indeterminativo giusto. Metti davanti a ogni parola l'articolo determinativo e l'articolo indeterminativo giusto. Bene? La scuola, articolo determinativo, la scuola, indeterminativo, bene, una scuola, molto bene. Articolo determinativo, la scuola, articolo indeterminativo, una scuola. Il professore, sì, un professore, molto bene. 3. L'aula. L'aula e l'apostrofo, sì. Un'aula. Un con l'apostrofo. L'aula, un'aula, bene. Il quaderno. Un quaderno, bene. Il diario. Un diario. La macchina. Una macchina, ok? Da una parte gli articoli determinativi e dall'altra gli articoli indeterminativi. Bene, i nomi. Abbiamo detto che sono maschili la maggior parte dei nomi che finiscono in O. Libro, fratello, ragazzo. E sono femminili la maggior parte dei nomi italiani che finiscono in A. Ok? Mamma, zia. Ok? Ma esistono molte eccezioni che vedremo davanti. Il esiste plusieurs exceptions. Ok? Allora, i nomi in O fanno il plurale in I. Ok, ragazzi? I nomi maschili in O fanno il plurale in I. Esempio, tavolo, plurale, tavoli. Albero, alberi. Amico, amici. Ok? I nomi femminili in A fanno il plurale in E. Ragazza, ragazze. Casa, case. Ok? Allora, trasforma i nomi maschili e i nomi femminili come nell'esempio, compagno maschile diventa compagna al femminile. Quindi trasforma i nomi maschili in nomi femminili, come nell'esempio. Vediamo. Bene. Compagno, compagna. Nonno, nonna. Operaio, operaia. Contadino. Contadino, citoyen, contadina, citoyenne. Zio, oncle, zia, tante. Bambino, bambina. Figlio, figlia. Molto bene, ragazzi. Gli aggettivi, per gli aggettivi,
possono essere maschili o femminili, e singolari o plurali, e si concordano con il nome a cui si riferisce. Ok? Les adjectifs peuvent être masculins ou féminins, singuliers ou pluriels, et s'accordent, et ils s'accordent avec le nom auquel ils se réfèrent. Esempio, la bella giornata. La bella giornata. Le giornate belle, ok? O le belle giornate. Il ragazzo biondo. Il ragazzo biondo, aggettivo. Plurale, i ragazzi biondi, ok? L'aggettivo si concorda con il nome a cui si riferisce, ok? Vediamo un esempio in questa tabella. Maschile, femminile, singolare, plurale. Nuovo, nuova. Piccolo, piccola. Ultimo, ultima. Plurale, nuovi, nuove. Piccoli, piccole. Ultimi, ultime. Ok? Bene, ragazzi. Per finire, trasforma le frasi seguenti al plurale. Abbiamo 7 frasi. Trasforma le frasi seguenti al plurale. Vediamo. La gita faticosa. Al plurale diventa le gite faticose. La nonna affettuosa diventa le nonne affettuose. Il bambino contento, i bambini contenti. La professoressa generosa, le professoresse generose. L'amico biondo, gli amici biondi. Bene, ragazzi. Il ragazzo famoso, i ragazzi famosi. La casa scura, le case scure. Bene. Allora, vi lascio con questo compito. Metti l'articolo determinativo giusto davanti alle frasi. Ok? Lo fate a casa e la prossima volta corrigeremo insieme. Ok? Bene. Per la prossima volta vedremo insieme i nomi e gli aggettivi in E. Ok? Oggi abbiamo visto i nomi e gli aggettivi in O e A. La prossima volta vedremo i nomi e gli aggettivi in E. Ok? A presto. Una tege si ma tege yop, una tege minga ma tege nyom, una tege ma jang ma tege ndom, mane tambia niña ne injo biayen, ngani bana ma tege mot, ngani la kiri wa tege ndong, esa kina bia dinkido, mane tambia niña ne injo biayen, tam tama mote tam zabike, Tam tama tonge tam zabike tam tam tama mote tam zabike mane tambia niña ne injo biayen.